Vieni, Venele, che facciamo la foto! E sei contenta che è il primo giorno di scuola? È il tuo primo giorno di scuola! Sei contenta? Oh, no, 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 aspetta! Non voglio andare! Ele! Oh, che c'è, mamma? Vieni che facciamo la foto per il primo giorno di scuola. Aspetta che mi devo sistemare. Vieni qua. E se becco Jungkook a scuola, fammi preparare. Vieni qua. No! Ecco, anche quest'anno la foto del primo giorno è venuta male. Buongiorno bambini! Buongiorno maestra! Questo è il vostro primo giorno di scuola, siete emozionati? No, 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 fermi! Mantenete la calma, oggi andremo in cortile e faremo il giro tondo. Buongiorno maestra! Sono 5 anni che cerco di educarvi, ma niente, niente! Ma che è successo? Siamo appena arrivati! Siete la classe peggiore della scuola! Ma sappiamo che lo dice anche all'altra classe! E non ora vai fuori! E vai! Mi salto la lezione! Ecco il mio astuccio! È pieno di matite colorate, sono nell'ordine dell'arcobaleno. Voi lo sapete l'arcobaleno? Wow, che bello! Guarda, io ho le forbici! Wow, le forbici! Posso tenerle un attimo? Certo! Wow, da me sono proibite! Mi guardo anche la colla! Anche la colla? Forte, posso non usarla! Ok. Mamma mia, che buona! Mi viene voglia di assaggiarla! Ah! No! Wow, più buona del pongo! Guarda che io invece ho questa penna incancellabile. La penna incancellabile? Ma è proibita! Forte! Qualcuno ha detto penna incancellabile? No, maestro, maestro! Chi è che ha una penna incancellabile? È proibita! Scusa, maestro! Adesso dovete usare la matita. Poi un giorno utilizzerete la penna cancellabile, ma mai quella incancellabile. Allora, vediamo cosa c'è nell'astuccio. Niente, solo una matita. Maestra, posso usare la matita? No, adesso siete grandi e dovete usare la penna. Ma non ce l'ho! E chiedila a qualcuno! Qualcuno ha una penna? Non c'era nessuno! Non so cosa dirti. Me ne puoi dare una te, maestra, che ne hai mille? No, arrangiati. Allora uso la penna rossa. La penna rossa? Ma lo sai che è proibita? E se poi cerchi di cambiare le correzioni che ti metto? Vabbè, ma è facile distinguere se scrive una bambina di 10 anni oppure una vecchiaccia di 60, no? Ti metto la nota, Leonora! Buongiorno bambini. Ciao maestra. Hai visto Ele che non devi aver paura? La maestra non è un mostro. Insieme ci divertiremo bambini. Che ti dicevo? Adesso salutate i vostri genitori. Ciao. Ciao. Salve. E ora? Benvenuti all'inferno. Ma che Non faremo l'intervallo, non andremo in cortile, faremo solo compiti. Ciao Ele. Mamma, non te ne andare, questa quando te ne vai diventa una strega. Ma cosa dici? Ciao. Mamma no. A chi hai dato della strega? Ti metto in punizione per tutta la vita. Come se non lo fossi già tutti i giorni. Eleonora, hai fatto i compiti? No. Vabbè dai, per questa volta ti perdono. E vai. Eleonora, sei in punizione. Ma perché? Non lo so neanch'io. Scrivi 3000 volte, non devo dare della strega alla maestra. Non devo dare della strega alla maestra, bensì della stronza, che è più accurato. Ah, portami il diario! Il diario? Oh no, non c'è niente di peggio della nota! Beh sì, essere inseguito da uno sciame di api e stare in estate con il cappotto, stare nudi in inverno, mangiare minestrone per tutta la vita, ci sono un sacco di cose peggiori. Bambini, oggi cominciamo a fare i verbi. Billy, io studio, tu studi, egli studia. Che tempo è? Tempo perso. Allora, siete pronti con i verbi? No.
Ecco il trapassato remoto, il condizionale e il congiuntivo. No, non capisco mai la differenza tra congiuntivo e condizionale. Sono la stessa cosa. Ma sono facili. Io avrebbe potuto studiare se facesti meglio questo. Oddio, Billy, mi sanguinano le orecchie. Bambini, quanto fa 2 più 2? 4. Pesce. Eh? Sì, perché se metti il 2 così e l'altro 2 cosà, viene un pesce. L'ho visto su internet. L'hai visto su internet? Ma tu sai leggere, Billy? No. Quanto fa questo, Billy? Oddio, non stavo ascoltando. Marmellata? Ma come fa a essere il risultato marmellata se stiamo facendo matematica? Matematica? E che materia è? Oh mio Dio. Io non so ancora leggere. Facciamo l'appello. Oddio, che ansia, devo essere pronta per quando toccherà a me. Secchia. Presente. Devo dire presente, devo solo dire presente. Billy. Billy. Sì, sono io. Billy. Secchia. Sì. Billy. Vincenzo. Ma che fai, Billy? Pensavo stessimo dicendo nomi a caso. Devi dire presente. Ah, presente. Facciamo l'appello. Quest'anno sono pronto. Billy è presente? Passato! L'avete capita? Perché presente, passato! Grande Billy, che simpatico. Oh, che palle! Per una volta che impari i verbi nessuno apprezza! Maestra, posso fare merenda? No! Devi aspettare l'intervallo. Ok. E adesso? No, dobbiamo finire la lezione. Non voglio storie, ma va a cagare. Cosa? Ho fame. Oh, va a cagare la maestra. Non se ne accorgerà nessuno. Vi piace il mio telefono? Ma è finto! Non è vero, può fare questo. Ai ai ai, narinaraninai. È vero. Eleonora, non puoi usare il telefono. Ma tu lo usi, maestra. Osi ribattere? No, 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 no. Vi piace il mio telefono? Wow, ma è un telefono vero. Nessuno si è accorto che è solo la calcolatrice di mia cugina più grande. Finalmente è la mia occasione per diventare la reginetta della scuola, dare il mio primo bacio, fidanzarmi con il ragazzo più popolare. Che ne dici magari di prendere dei bei voti? Nah. Ah, domani è un altro giorno in cui posso svegliarmi a mezzogiorno e non fare nulla. No signorina, domani è il primo giorno di scuola. Cosa? Oh no! Oh, non sono pronta, non ho voglia di rivedere tutti quei rompiscatole dei miei compagni, soprattutto Billy! Ah, non vedo l'ora di vedere Leonora. Mamma, ti prego, posso tagliare? Il primo giorno di scuola? Te lo scordi, potrai stare a casa quando gli asini voleranno. Allora posso stare a casa. Perché? Perché una volta Billy ha preso l'aereo. Ciao, mamma di Leonora. Ehi, aspetta un attimo, mi hai detto che sono un asino. Vabbè, Ciuchino di Shrek è il mio personaggio preferito. Ragazzi, allora, siete pronti per quest'anno? No. Vi ricordo che ci sono gli esami di terza media. Ma siamo solo in seconda. Non importa, dovete essere pronti ora e comincerò col darvi 100 esercizi. Per la prossima settimana? Per domani. Buongiorno ragazzi, allora, siete spaventati? Di cosa? Beh, del ritorno a scuola, poi ho fatto la risata malefica, c'erano tuoni e lampi. No. Come no? L'unica cosa di cui potremmo essere spaventati è la sua faccia rugosa alle 8 di mattina. Cosa intendi? Ah, non si avvicini, riesco a vedere troppi dettagli. Basta ciance, tra meno di 9 mesi ci saranno gli esami di maturità. Puh.
Non c'è nessuno spaventato? Ma che alla maturità ci fate passare tutti perché volete levarci dalle palle. Altrimenti come avrebbe fatto Bill ad arrivare fino in quinta? Aspè, siamo in quinta? Pensavo di essere in seconda! Ecco perché mi hanno fatto comprare il libro di filosofia di quinta. Ah! Mamma, ti prego, ti prego, ti prego. Che c'è? Solo per oggi. Cosa? Posso truccarmi? Va bene, ma solo un po' di mascara e lucida labbra. Va bene. Illusa. Mi sono guardata 700 make-up tutorial in attesa di questo giorno. Come diventare d'accesso a bellissima. Ma questa è già bella, come faccio io? Bellissima. Quelle magliette che ti ho comprato a Natale con i cartoni animati che erano scontate dell'80%? Che cringe, mamma! Io voglio vestirmi come le ragazze su TikTok! Le tizie su TikTok? Ma io pensavo ci fossero i balletti su TikTok! Ma che c'entra, mamma? Finirò che andrò a scuola con un sacchetto dell'immondizia! Dovrei farmi la doccia. Risolto. Ragazzi, buongiorno, quest'anno ci sarà una novità, faremo qualche lezione in giardino. E vai! Così staremo a contatto con la natura e scriveremo cose belle. Lei è la prof migliore del mondo. Prof, ma alla fine andremo in giardino? Sì, poi, non è ora il momento. Ma aveva detto che saremmo andati il secondo giorno di scuola. Siamo a ottobre. Sentite, questo non è mica un parco giochi. Se volete stare all'aria aperta in un campo, andate ai giardini dopo scuola. Ma l'aveva detto lei. Non mi interessa. Prof, per caso un giorno faremo lezione fuori? No. Perché? Perché poi finisce come l'anno scorso che Billy scappa e lo cerchiamo per tutta la notte. È stato divertente. Allora, nello zaino metto una bella matita colorata, il compasso, un astuccio con dentro tutte quante le cose che mi servono, una penna, un'altra penna per essere sicura, gli evidenziatori, opla, un quadernino con qualcosa di motivazionale che non so leggere perché non so l'inglese, e poi il diario e poi un altro astuccio. Ok, sono pronta per andare. Allora, nello zaino metto una penna. Anzi no, neanche quella. Anzi, non mi porto neanche lo zaino. Ragazzi, ma voi quest'anno lo userete il telefono? No, è proibito! Ma chi se ne frega? Io devo recuperare nuove vite! Dove? Dappertutto! Minecraft, Roblox, Fortnite... Sai, sono un tipo impegnato. Io invece imparerò dei nuovi balletti per battere Charlie D'Amelio. Renegade. Io invece mi sa che farò quello che bisogna fare a scuola. Ascoltare! Ehi, ma che stai facendo? Gioco a Cookie Mama. Ma è un gioco da bambini. Fammi provare. No! Dai, ti prego, sono anni che non riesco a fare la zuppa inglese. Cazzi, io sono appena riuscito a fare il sushi. Il sushi? Ma è impossibile! Soprattutto quando ti dà le martellate sulla mano. Io me ne frego delle martellate. Me le prendo e vado avanti. Per favore, per favore, per favore. Ele? Cosa stai facendo? Sto manifestando che a scuola arrivi un bel figo come Todoroki o Bakugo o Shan Noir. Ma che dici? E che mi ci fidanzo? Ti giuro che manifestare funziona! No! Ho manifestato per tutta la notte invece di trovarmi un nuovo fidanzato, mi sono ritrovata col monociglio e un sacco di brufoli. Mamma, se mi avessi comprato i cristalli che ti avevo chiesto non sarebbe successo! Oddio, ecco Todoroki finalmente. Mua. Che volete? È in 3D. Speriamo che ci siano ragazzi carini. Ma sono tutti brutti. Vabbè, si vede che arriveranno al liceo. No, Ele del futuro. Continuerai a fidanzarti con i personaggi degli anime. Perché? Perché, fata della pubertà, dovevi colpirmi proprio con un sacco di brufoli il primo giorno di scuola? Sei proprio una stronza! Ah, finalmente è finito il periodo di brufoli e monociglio. Cosa potrebbe andare storto? Oh no, mi è arrivato il ciclo! No! Vabbè, adesso ho una scusa per non fare ginnastica. We'll be right back.
scuola. Quest'anno sarà diverso, me lo sento. Scusa? Ma sì, questo è l'anno in cui tutto cambia. Passiamo da sfigate a mega popolari. Ma che ti sei fumata a colazione? Ho guardato un sacco di serie su Netflix sul ritorno a scuola, quindi so come fare. Sì, se le avessi guardate attentamente, ti saresti accorta che alla fine le sfigate rimangono sfigate. Oh, ma ce l'hai con me. Senti, ma che problemi hai? Da che parte stai? Ma posso essere contenta per un giorno della mia vita? Cavolo è? È lo sfigatello dell'altro anno! Ma non è vero! Guarda! Per tutti i tipi sexy del pianeta! È proprio lui! La pubertà lo ha colpito come un treno ai 300 km all'ora! Chissà che gli hanno dato da mangiare a colazione! Ciao ragazze! Allora ragazzi, c'erano compiti per le vacanze? No! Sì! Secchia! Quante pagine? Mi sembra 20. In realtà 100. Secchia! Vogliamo correggerli? Sì! Secchia! Ah, quanto tempo era che non vedevo la luce del sole. Ehi, ma chi è quello sfigato? Questa nuova scuola è così grande. Spero di trovare qualche waifu 3D. Ciao! Oddio, ma tu sei Yumeko di Kagegurui? No. Hai gli stessi capelli! Non sono una psicopatica che gioca d'azzardo. Ah, non pensavo che le ragazze fossero anche simpatiche. Perché non provi a conoscere altre persone? Sì, quando sei nata. A luglio, perché? Oh, fantastico, io sono nata a gennaio, sono più grande di te, dovrei chiamarmi senpai. Non ti chiamerò senpai. Ehi, Yele, Secchia! Guarda qui chi c'è, un nuovo compagno e tralascio tutto tuo. Ciao! Wow, ciao! Io sono Nerdo. Io Secchia. Ti piace la fisica quantistica? Sì! Wow, vuoi essere la mia waifu? No. Questa ragazza è una tsundere, mi piace! È stato lo scambio di battute più cringe a cui abbia mai assistito. Buongiorno Jessica. Buongiorno Jessica. Buongiorno a me. Oh, che odio quella tipa. Ma chi si crede di essere? La più popolare della scuola? Non è poi così popolare. Beh, facendo qualche calcolo, controllando su Instagram, ha circa 10.000 follower, 20 spasimanti, di cui 4 mega palestrati, e 50 stalker segreti, quindi statisticamente la più popolare della scuola. Secchia, ma vaffan... Oh, ma guarda, mi sono arrivate un sacco di lettere d'amore. Sei la più bella. Grazie, lo so già. Sei la più... Billy, lo hai scritto tu? Oddio, ti ricordi il mio nome? No, è che c'è scritto sopra qualcosa tipo... Billy. Sì, non so ancora scrivere. Che tragedia! Ma che ho fatto di male? Mi piaceva guardare anime e leggere manga tutti i giorni! Ma non puoi stare a casa tutti i giorni manifestando di incontrare Deku! Beh, l'altro giorno mia madre mi ha fatto i broccoli per cena, per cui direi che mi sto avvicinando! Chi è stato? Vabbè... Chi è? Non io, prof! Basta Billy, sei sospeso e vai, non andrò a scuola per una settimana, che culo. Secchia. Ma che ci fai qui? Sono le 7 di mattina, a che ora ti sei svegliata per venire fino qua a quest'ora? Oh, non si preoccupi professoressa, in realtà ho dormito qui. Eh? Sì, sono giorni che vivo a scuola, non vedevo l'ora di ricominciare. Dove hai mangiato? Alla mensa, in realtà le cuoche danno il cibo schifoso ai ragazzi e si tengono tutti quanti gli snack buoni. Cosa? Ne vuole uno? Non ci posso credere. No vabbè raga, io adoro troppo il back to school, mi sono presa un sacco di cose per quest'anno. Allora, un quadernino rosa, un quadernino a forma di ghiacciolo, un quadernino rosa però glitterato, un quadernino azzurro glitterato, un quadernino con dei ricci adorabili, poi... un astuccio a forma di Game Boy, poi una penna a forma di unicorno, non è carinissima, sì,
poi delle gomme, un'altra penna a forma di cuore, poi un astuccio con un sacco di matite, cioè tipo questa matita con il temperino che si infila così, un'altra penna. Mi presti una penna? No! No, cioè vi devo far vedere tutte quante le foto che ho fatto a Mykonos. Non ce ne frega niente. Sei solo invidiosa. Anche. Allora guarda, qui siamo in spiaggia, qui sullo yacht, qui siamo a Santorini e poi a Playa delle Americas. E tu, Ele? Io sono andata alla Playa des Minonni e poi ho fatto fare una bella vacanza ai miei sim. Wow. No, vabbè. Oddio, amo. Ti devo raccontare troppo. No, vabbè. Non voglio parlare con nessuno. Ciao. Se sento ancora qualcuno parlare, lo faccio fuori. Ma quella è secchia. Sì. Wow, ha proprio fatto un glow up. Adesso non mi tratteranno più come la secchiona della classe. Ehi, secchia, mi passi i compiti? Oh. Ragazzi, non so se ve l'ho detto, ma quest'anno... Hai conosciuto un ragazzo? Sì. Ehi, fammi finire. Allora, l'ho conosciuto sulla spiaggia e poi... E poi vi siete baciati e tu gli hai chiesto di fidanzarti dopo un giorno che lo avevi conosciuto. Sì. E poi lui non si è fatto più sentire. Romantico, vero? No. Ehi, il nostro amore a distanza durerà. Ha! E io prenderò le distanze da te quando ti spezzerà il cuore. Billy è consigli d'amore. Inizi. Non dimenticarti di lasciare un bel mi piace e di iscriverti al mio canale per far parte della nostra famiglia e vedere tanti nuovi video. Ciao! Buongiornissimo ragazzi, caffè? Allora interroghiamo! Oh no! Sto per morire? No clickbait! Oh no! Ce l'ho un filtro spaventato? Finisco il selfie prof e arrivo! Renegade! No! Cominciamo da YouTube. Ciao ragazzi, la prof mi sta per interrogare. Come andrà a finire? Scopritelo insieme a me. Ma prima di iniziare il video, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di lasciare un bel YouTube. Basta, viene la cattedra. Va bene. Cominciamo. Qual è il videogioco più famoso di tutti? Facile, Minecraft. Non è vero. Ma come? E Candy Crush? Magari per i vecchi come lei, ma sicuramente non qui su YouTube. Invece sì. Non mi far arrabbiare o ti mando una gif di un chihuahua in c***o. Ma dove ha sentito che Candy Crush è il più famoso? Su internet. Lei è proprio una boomer, non si può fidare di quello che c'è scritto su internet. Basta, mi hai stufata, ti metto 4. No vabbè, grazie, adesso ho un titolo fantastico per il mio video. Sono stata bocciata? Oggi non è un buongiornissimo. WhatsApp interrogata, parlami di Napoleone. WhatsApp? Smettila di mandare emoji. Sì, è che sono morta. WhatsApp, ti becchi 4. Cosa? Twitter, interrogata. Parlami della guerra fredda. Allora sì, nella guerra fredda c'erano la Russia e l'America che... Che? E basta prof, non posso usare più di 140 caratteri. Ti metto 4. Cosa? E io la cancello. Facebook is cancelled. Hashtag Facebook is over party. Facciamo l'appello. TikTok. Presente. YouTube. Presente. WhatsApp. Presente. Twitter. Non ho più caratteri. Ma dimentico qualcuno? Me. Sei tu? Snapchat! Mai sentito prima. Ma come? Io ho inventato le stories e i filtri! Guardi! Ah, oddio! E chi si ricordava più di te? Ma sei ancora con noi, ma dai! Sei più morta di mia cugina Musical.ly. Oh my god, abbiamo resuscitato un morto? No clickbait. Ciao!
Non ora Snapchat, sono impegnata. Oh. Buongiorno ragazzi. Buongiorno professoressa Facebook. Ciao prof. Buongiorno. Oh, ho finito i caratteri. Anzi, buongiornissimo caffè. Cringe. Ho corretto le vostre verifiche. Oh cavolo. E sono rimasta molto delusa da TikTok e Instagram. Io? Ma cosa ho fatto? Come? La vostra verifica è uguale. Tu brutta stro***a, mi copi sempre. Ma cosa dici? Sei una sfigata, non ti copierei mai. Ah no? E cosa sono questi nuovi video da 15 secondi? Ragazze, calmiamoci. Allora, Pivella, prima di tutto modera i termini. Io esisto da molto più tempo. Tu invece chissà quanto durerai. E seconda cosa, non ho mai copiato nessuno. Scusate. Terza cosa, vedi di non farmi girare le stories, altrimenti chiamo tua cugina Musical.ly. No, lei lasciala stare. Guai a te se la chiami. Ecco, parlando di stories, hai poco da fare la gradassa Instagram. Tu sei solo invidiosa perché stai passando di moda e adesso tutti i giovani stanno sempre a passare il tempo sulla mia app. Volevo dire che... Sta zitta Snapchat! Ormai non frega più niente a nessuno di te. Veramente volevo dire che le stories e i filtri li ho inventati io. Poi Instagram me li ha copiati e ora non mi caga più nessuno. Vabbè, ma posso dire una cosa a TikTok e Instagram? Fate entrambe cagare. Oh, ma stai zitta che sei una noia mortale. Ma chi si riguarda video da 5 minuti? Sbaglio o hai aggiunto la funzione che fa durare i video 3 minuti? Vabbè, ma tanto non la usa nessuno. E poi vabbè, fate diventare famose le persone senza talento. Su YouTube invece ti ci devi impegnare. Ragazze, smettetela. Io penso che ogni social sia importante a modo suo. Infatti dovremmo... Allora? Basta raga, più di 140 caratteri, non li posso scrivere. Oh, va culo entrambi. Va un culo te. Ragazzi, basta. Perché non ci rilassiamo tutti con un meme dei Minions? Buongiorno ragazzi. Oh no, è proprio Wikipedia, lui sa tutto, ma tipo tutto. E quindi? E quindi è impossibile prendere la sufficienza con lui. Oh no! È la fine? No clickbait! Instagram? Interrogata. Cos'è la fotosintesi clorofiliana? Non lo so, è un selfie della sintesi? Come, scusi? Fotosintesi. Quindi per forza un selfie. No, la fotosintesi clorofiliana... E bla 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 bla. Oh, mamma mia, che noia questo. E qualcuno sa dirmi cosa significa economia? Quando si parla di soldi? No, non esattamente. Economia significa bla 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 bla. Torno a guardarmi Charlie D'Amelio. Buongiornissimo ragazzi, volete vedere chi ci è venuto a farci visita? No. Ciao. Cosa? Tu, che ci fai qua? Sono venuta a salutare. No, vattene, ormai sei fuori moda. Ok, ma stai tranquilla. No, le tue transition non fregano niente a nessuno. Ma? E nemmeno i tuoi balletti così gne 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 gne. TikTok, calmati. No, perché io sono una alt girl magica e nessuno può fermarmi. Hashtag nei per te. Beh, allora ti dedico una frecciatina. Prima eri come loro, ora sei come loro. Perché sei slow motion? Per essere più drammatica. Ok. Vado all'elementare e oggi vi farò vedere cosa c'è nel mio zaino. Allora, comincio a far vedere il mio zaino. Qua sopra c'è Hello Kitty. Sì, lo so, qualcuno potrebbe dire che Hello Kitty è per bambine. Però, come potete vedere, lo zaino è fucsia e nero. Quindi in realtà è da bambine grandi. Tiè. Ciao, io sono Nora, vado al liceo e vi farò vedere cosa c'è dentro il mio zaino. Cominciamo a parlare dello zaino. Ho preso quello che... andava di moda, così gli altri adolescenti possono accettarmi e non mi riterranno una sfigata, spero. Comunque è molto carino, azzurro, con queste cose floreali, sembra di essere a uno zoo. Andiamo a vedere cosa c'è dentro! Mi sono già messa il grembiule per andare a scuola.
Allora, cominciamo dal mio astuccio. Il mio astuccio è a forma di animale. Dovrebbe essere un orsetto lavatore, è molto carino, perché visto che non si possono portare peluche a scuola, la mia mamma mi ha comprato questo astuccio a forma di peluche. Così tag life, frego le maestre, mi tengo un peluche a scuola. Ma vediamo cosa c'è dentro. Allora, prima di tutto ci sono degli evidenziatori molto carini. In realtà le elementari non ci li fanno usare molto gli evidenziatori, ma chi se ne frega, erano troppo belli, quindi li ho portati. Ne ho uno giallo, uno rosa, uno azzurro e uno verde. Lo sapete che se mischiate il blu con il rosso viene il viola? Eh? Io l'ho imparato l'altro giorno a scuola. Invece se mischiate il rosso con il giallo viene l'arancione. Ma continuiamo. Sempre nel mio astuccio c'è una gomma carinissima a forma di criceto. E a volte mi capita di usarla perché magari faccio un errore grammaticale, però vabbè. È carinissima, sembra di avere un altro peluche sul banco. E poi ho una matita che ha il temperino integrato. Solo che la maestra è una rompipalle e non mi fa mai andare a buttare la tempera. Quindi io finisco sempre con il banco tutto quanto sporco. Vai a cagare, maestra. Poi dentro ho anche questa penna con un unicorno sopra e mi piace tantissimo, guardate che bella. E in realtà in teoria non la potrei utilizzare perché è una penna incancellabile, ma io non lo dirò alla maestra, così tutti quanti guarderanno la mia penna e diranno wow, ma che bella. Poi ho la penna più bella del mondo, super colorata e bellissima, è arcobaleno ed è pelosa. Allora, cominciamo partendo dall'astuccio. E non c'è niente dentro, niente, perché spero che qualcuno mi impresterà una penna. Sto scherzando, qualcosina ce l'ho anch'io, ma solo per i primi giorni di scuola. Infatti mi sono comprata questa penna incancellabile a forma di sirena, perché ho sempre sognato essere una sirena. Invece adesso mi ritrovo al liceo scientifico, a fare compiti ogni giorno. Non è piacevole. Però è adorabile, mi sembra di avere la coda di Ariel in mano. Oddio. Poi ho un'altra penna particolare, a forma di rosa. Non sa di niente. Sapete perché mi sono presa una penna a forma di rosa? Perché sono single e nessun ragazzo me ne regalerà mai una vera. Ecco il mio diario scolastico, è di Hello Kitty ed è bellissimo, non ho mai avuto un diario così bello, lo adoro. Allora, questo è il mio diario, dentro ci sono le conversazioni con le mie amiche. E niente, è tutto pasticciato, perché a scuola mi annoio, quindi devo fare qualcosa. Adesso vi faccio vedere alcuni dei miei quaderni. Ho questo qui con un gattino sopra ed è carinissimo. Poi ho il più bello di tutti, guardate cosa posso fare. Wow. Sono piena di quaderni, purtroppo. Mi serviranno tutti perché i professori sono cattivi, mi faranno fare un sacco di esercizi. E li ho presi tutti quanti ad anelli di questi colori. Ne ho uno fucsia, eventualmente per italiano. Uno verde per scienze. Uno giallo per matematica e uno azzurro per filosofia. Questo è il loro interno e niente, non ho niente da dire purtroppo, non sono colorati come quelli che avevo alle elementari purtroppo. Poi ho questo quaderno bellissimo, sembra tipo, ricorda un po' il circo, sapete perché? Perché la mia vita è una barzelletta. E poi continuiamo con le cose imbarazzanti. Questi quaderni che ho chiesto esplicitamente a mia mamma di non prendere, nonostante siano deliziosi perché hanno dei cucciolotti sopra, ma ho detto mamma sono grande, per favore non prendermeli che poi mi prendono in giro. E lei ha detto no, mi spiace Eleonora, sono scontati, quindi te li prendo comunque. Però sono adorabili. E poi ho altri due quadernini, cioè perché no, qua ci faccio i disegni quando mi annoio. Poi ho un altro astuccio, visto che mi piacciono i videogame, è a forma di Game Boy ed è carinissimo. E dentro ci ho messo i pastelli colorati. Poi ho ancora altri pennarelli colorati, anche se in realtà la maestra non ce li fa mai usare. Poi ho un altro astuccio pieno di cose bellissime. Tipo qua c'ho le forbici, il temperino, la colla, anche se non ce li fanno mai usare, non ho mai capito perché. Poi ho un po' di matite colorate e poi per finire ho i pennarelli. Ta-dan! Poi in realtà dai, sono riuscita a ritrovare un altro astuccio e in realtà è per bambini, però l'ho comprato di questo colore così magari la gente non se ne accorge
E dentro ho anche la colla per bambini, ma ragazzi era adorabile. E poi non mi interessa quello che pensano gli altri. E all'interno dell'astuccio ho la matita per quando devo fare le esercizi di geometria, la squadretta e il goniometro che tanto perderò tra qualche giorno e me la dovrò fare imprestare da qualcuno, e poi le penne incancellabili. Da questo lato le matite colorate. Mi servono al liceo? Assolutamente no, ma mentre sto ascoltando le lezioni di filosofia devo fare qualcosa, quindi mi metto a disegnare. E poi i pennarelli, di nuovo, mi servono qualcosa? No, ma se mi annoio disegno con questi. Poi, non ditelo a nessuno, ma mi sono portato un peluche di nascosto. Allora, non mi sono portato un peluche a scuola, ma ho una action figure di Mikasa, carinissima. Lo so, è fantastica e tutti mi invidiano. Come peluche gradirei portarmi questo qui, ma non so se si possa. Però lei cerca sempre di infilarsi nello zaino prima di andare a scuola e adesso mi morderà, già lo so. Cos'hai da dire agli spettatori? E poi qua dentro un'altra cosa di Hello Kitty, non so se si fosse capito, ma mi piace un sacco Hello Kitty. E dentro ho il mio telefono, lo so, è bellissimo. Posso far finta che ho degli amici e sto al telefono con loro. Sì, ho capito, ci sentiamo dopo. Basta. Basta! Beh, ditemi che non ho un telefono bellissimo. Oddio! Non c'era un sexy Eren sullo schermo. Assolutamente no. E volevo far vedere le mie cover. Vabbè, ho questa qui, rosa, con i glitter. Poi avete già visto quella di Sailor Moon, che adesso non trovo. E poi ne ho comprata una nuova, nera, bellissima, che ha anche la cordicella, così può essere utilizzata come una borsa. E poi qua ho delle gomme colorate. Ho un arcobaleno, un unicorno e un cuoricino. Poi ho questo chuck in cui in realtà all'interno ci sono degli evidenziatori. È la cosa più bella che ho nel mio zaino, sono troppo contenta di averla. E poi mi sono portata l'album degli amici cucciolotti, così posso scambiare le figurine con i miei compagni e cercare di finirlo tutto, anche se non ce l'ho mai fatta. Allora, sicuramente non ho più l'album degli amici cucciolotti, ma in compenso ho una valanga di libri e ho solo preso i primi 4, ma in realtà ne devo portare 8 ogni giorno a scuola. Perché 8? Perché i professori sono degli stronzi e non è che ti dicono portane solo uno oggi, no, ti dicono ma magari useremo sia questo che questo che quell'altro e poi alla fine non te ne fanno usare neanche uno. Grazie prof. Poi, per essere più carina, mi sono portata una spazzola con un panda. Le mie compagne mi dicono sempre, wow, ma che bella, la voglio anch'io! E io dico, no, la posso usare solo io. Vi sembra che mi sia portata la spazzola a scuola? Devo già portare 8 libri ogni giorno, spessi così. Non ho spazio anche per una spazzola. Ho un libro di Thea Stilton per leggere quando mi rompo le palle. Beh, sono piena di manga nel mio zaino, invidiatevi. E poi ho degli stickers per decorare il mio diario. Però la cosa carina è che ho anche qualche sticker. Non li appenderò mai da nessuna parte, ma sono deliziosi. E poi il pezzo forte, questa scatola magica che uso durante l'intervallo. Sono piena di Simple Dimple. Guardate. Wow. Ne ho una a forma di fragola, una a forma di cupcake e poi tanti altri stranissimi, tipo questo, questo. Ok, so che in teoria non si potrebbero portare giocattoli a scuola, soprattutto perché siamo al liceo, ma chi se ne frega? Ho preso questi piccoli birilli con due palle da bowling, così posso giocare sul banco con i miei amici, se ne avessi. Ho un mini bowling, è bellissimo! Ciao a tutti e benvenuti nel mio What's in my bag? Anzi, no!
Rifacciamo. Ciao a tutti e benvenuti in Cosa c'è nel mio zaino? Cominciamo prima di tutto con lo zaino, ovviamente di marca, ed ha questo colore rosato pesca, perché voglio dire, è l'ultimo colore alla moda. Ok, adesso vediamo cosa c'è effettivamente nel mio zaino. Allora, prima di tutto prendo il primo che capita, questo qui nero, così quando mi vesto va sempre bene con tutto. E oh no, dentro è tutto sporco, c'è la tempera, poi mi è caduta la bottiglia d'acqua aperta dentro, mi ha bagnato tutto quanto. Ma andiamo a vedere cosa c'è dentro lo zaino. Allora, cominciamo dal mio primo astuccio. Ma che cosa c***o c'è finito dentro? Allora, il mio astuccio è a forma di Starbucks al cioccolato, perché adoro Starbucks e il cioccolato, non so se si fosse capito. Ma guardiamo cosa c'è dentro, ovviamente un'infinità di matite colorate. Cominciamo da questa qui. Qua sopra c'è scritto Love, me l'ha regalata una dei miei spasimanti, non so se lo sapete, ma ci sono tipo 100 ragazzi a scuola che mi fanno il filo, e uno di questi mi ha regalato questa penna con scritto Amore. Ovviamente l'ho frenzonato, però l'ho tenuta, cioè, guarda che carina. Continuiamo poi con due pennine deliziose, non so se si vede, ma una è a forma di volpe e l'altra è a forma di ranocchia. Secondo voi, se fossi un animale, sarei una volpe o una rana? Vedete di dirmi volpe, altrimenti vi vengo a prendere nei vostri incubi. Continuiamo poi con la gomma più adorabile del mondo. Non so se si vede, spero di sì, ma sopra c'è un panda. Anche se non penso che la utilizzerò mai, perché io non commetto mai errori. Muah. Passiamo poi agli evidenziatori, che andrò a spacchettare insieme a voi. Woohoo! Ma voilà, non sono adorabili? Dite di sì. E finiamo poi con una serie di gomme super cute, in cui sopra c'è scritto una frase motivazionale. Dimentica, sogna, l'esame, studia. Ok, forse non è una frase motivazionale, sono solo parole messe a caso, ma sono adorabili. E concludiamo con la penna più carina. E continuiamo con la penna più carina del mondo. È una penna a forma di pavone. Fatemi sapere qual è il vostro oggetto preferito. Questo è l'astuccio, abbastanza piccolino perché dentro lo zaino ci devono stare 700 libri già, anche se me li dimentico sempre. Comunque, fogliettini per copiare, un po' di fogliettini per copiare, cartacce, tante cartacce, delle cuffiette rotte che in realtà non vanno, non so neanche perché siano qua. Una matita, anche se non serve a niente perché ho bisogno della penna. Ma vediamo se c'è la penna. Allora, il tappo c'è, sono piena di tappi. Ho la collezione di tappi ma neanche una penna. Oh, ma forse una penna ce l'ho. Un resto di una penna forse. Però ho penne completamente inutili, come la penna rossa e la penna verde, che nessun professore vuole che utilizzi. Non so perché, ma questa è la vita. Poi ho un righello, ma non pensiate che lo utilizzi per fare i compiti di geometria. No, lo uso per distanziare Billy quando prova a salire sul mio banco, e oppure per menare Billy, solo per quello. E poi come ospite speciale abbiamo la carta dei Big Bubble. Wow! Questo era il mio astuccio. Adesso vi farò vedere invece la mia infinita collezione di quaderni. Cominciamo da questo qui, sberluccicoso verde, è adorabile e non ci sta niente sostanzialmente quando fate i compiti, ma chi se ne frega, tanto prendo sempre comunque bei voti, anche se studio poco. Poi ne ho un altro con degli adorabili ricci, cioè che bello è. Poi ne ho un altro azzurro sberluccicoso, non so se si fosse capito, ma adoro le cose sberluccicose. E niente, mi piace tantissimo. Ho già cominciato a tenere qualche appunto, e ovviamente i miei appunti sono mega ordinati. Ho questo quadernino con i fenicotteri, un altro adorabile, delizioso quadernino a forma di cioccolato, perché non so se l'ho già detto, ma adoro il cioccolato. Poi mi sono anche portata un power bank, perché durante le lezioni faccio un sacco di TikTok, e quindi non sia mai che si scarichi il telefono durante le lezioni, così posso fare tantissimi TikTok e battere Charlie D'Amelio. Ho ancora questo quadernino rosa, delizioso, non è glitterato, ma vabbè, non si può avere tutto dalla vita. E poi ne ho ancora uno un po' più piccolino, infatti non so cosa ce ne farò, ma c'è
scritto una frase motivazionale veramente molto importante per me. Never stop dreaming, che non so se capite l'inglese, ma c'è scritto non smettere mai di sognare. E per me è una frase molto importante perché... Andiamo avanti! Scusate, mi stavo dimenticando di far vedere la cosa più carina della collezione. Questo ghiacciolo quaderno. Cioè, è un quaderno, ma è anche un ghiacciolo. Voglio dire, voi ce l'avete? No, ovviamente. Allora, voglio già farvi vedere i miei quaderni utilizzati, perché fidatevi che sarà divertente. Allora, cominciamo da questi due. Io parto sempre con le buone intenzioni di avere un bel quaderno ordinato, ma poi finisco sempre per fare un disastro. Infatti qui potete vedere gli scarabocchi, c'è addirittura una Pinkie Pie nei miei appunti, e poi, boh, schifezze, cuoricini, ci sono più disegni che formule. Sì, lo so, non si capisce assolutamente niente. Poi ho questi qui un po' più piccolini, perché cerco di far pesare lo zaino il meno possibile, ma non è mai sufficiente. E qui potete vedere che ero partita con le buone intenzioni, abbiamo tutto quanto un quaderno pulito inizialmente, per poi diventare un disastro dopo. E tra l'altro ogni volta che faccio un quaderno bello ordinato, in realtà poi non leggo mai quello che c'è scritto dentro. Già, è tempo perso e basta. Per non parlare poi della quantità infinita di libri, e questi sono solo pochi. Ma la cosa speciale di questi libri è che non li potrò mai vendere, perché ho la brutta abitudine di pasticciarli tutti quanti quando mi annoio. Poi ci sono anche le conversazioni con le mie amiche sui libri. Sì. Passiamo al diario. Ovviamente è tenuto benissimo, è quello più alla moda possibile di tutti quanti. L'ho personalizzato anche dietro perché sono anche una fantastica disegnatrice. Questo invece è il mio diario. L'avevo preso bianco con la speranza di farmelo firmare dai miei amici, ma non ho amici. Però dentro ci sono degli stickers, questo è un lato molto positivo di questo diario. Non ho amici. Una quantità infinita di matite. Oddio, non le ho mi sono comprata queste nuove matite colorate e mi piacevano tanto perché ognuna di loro è un po' particolare. Poi ho un temperino rotto pieno di sporcizia, però è molto carino. Continuiamo poi con il portafoglio, perché sapete, i miei genitori ogni settimana mi danno la paghetta, così posso comprarmi dei nuovi vestiti. Sopra c'è rappresentata Hollywood, perché così mi ricorda la vacanza che ho fatto con la mia famiglia ad Hollywood, e ho anche preso parte a una serie su Netflix. Scusa, ma cosa mi porti il portafoglio a scuola? Ma pensi che i miei genitori mi abbiano dato la paghetta? Poi ovviamente ho una spazzola glitterata che uso durante le lezioni quando mi annoio, così posso ritornare bellissima. Poi qua ho una scatola a forma di cuore che mi è stata regalata da uno dei ragazzi che mi faceva il filo, e ci tengo dentro tutte quante le collanine che mi vengono regalate. Ne ho una a forma di Hello Kitty, deliziosa. Poi ho delle collanine con dei cuori, sono piene, non posso far vederle tutte in un video perché altrimenti faremo sera. Ma allora, ti pare che c'ho spazio nello zaino per mettere anche una spazzola? Poi ti sembrano pettinati i miei capelli, ma che cavolo di domande fai? Poi so che può essere strano, ma nello zaino mi porto anche delle maschere di bellezza. Perché allora, ho una pelle perfetta, secondo voi come faccio? Devo farmi le maschere di bellezza? Sì, anche a scuola. Qui dentro invece, a forma di labbra, ho dentro delle maschere per le labbra, così posso averle super soffici quando devo baciare il più figo della scuola. E poi ovviamente durante la giornata mi devo sistemare il trucco, quindi mi sono portata uno smalto, un rossetto e un lucidalabbra, e anche un profumo, così non puzzo come Billy. Se ho portato il deodorante? Merenda ho sempre qualcosa di buono. Oggi la mamma mi ha messo un sandwich, è talmente tanto bello che sembra finto. Forse è finto. Allora, la merenda magari in un altro mondo, me la dimentico sempre e la chiedo a qualcun altro, ma non me la dà mai. Poi ho un compasso in perfette condizioni. Dai, sono sicura di averla messa la merenda questa volta, dai, aia! Ho ritrovato il compasso.
Peccato che sia rotto. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Eleonora ed è ormai ricominciata la scuola per voi. Perché non vado più a scuola? No, beh, in realtà vado all'università, però non l'ho ancora iniziata. La devo ricominciare la prossima settimana. Però comunque avrò anch'io bisogno di uno zaino. Non so se andrò in presenza oppure seguirò le video lezioni. Onestamente spero di poter seguire soltanto le video lezioni, perché uno, non ho voglia di andare, non ho voglia di incontrare gente, non ho voglia di parlare con delle persone. Sono molto asociale. Sapete che un tempo dissi: gli anime sono meglio delle persone. Penso ancora a quella cosa. E poi va bene che sono abbastanza intelligente, no? Però poter mettere in pausa un professore trovo che sia la cosa più utile del mondo. Inoltre a volte mi capita di essere in ritardo con le materie e poter velocizzare un professore che parla a moviola è veramente molto utile. La cosa divertente però è che io sono abituata appunto a sentire le video lezioni velocizzate, e poi quando sento parlare per la prima volta i professori dal vivo rimango scioccata. Perché io sono abituata a sentire questa voce. Buongiorno ragazzi, oggi faremo matematica, bla bla bla, così di matematica. E poi invece nella realtà parlano così e mi addormento. Ma basta parlare di queste cose, vi faccio vedere cosa c'è nel mio zaino. Allora, non sarà sempre così pesante, anche perché se no mi viene la schiena gobba, non mi va di diventare una tartaruga. Vi faccio vedere sostanzialmente cos'è che mi porterei in aula e anche cos'è che potrei utilizzare semplicemente a casa quando studio per i fatti miei. Allora, questo zaino è bellissimo, mi è stato regalato ed è di marca, che purtroppo non riesco mai a pronunciare. Fjällräven-Kanken. Se qualcuno sa come si dice correttamente me lo faccia sapere e vi ringrazio. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, per quest'anno mi sono state regalate dai miei genitori le cose di Chiara Ferragni e sono felicissima. Io mi ero detta, se riesco a passare statistica mi compro l'astuccio di Chiara Ferragni, tipo come premio. E poi ho passato sia statistica che analisi 2, quindi sono molto contenta. E i miei genitori hanno deciso di farmi questa sorpresa. Quindi grazie mille mamma e papà per il ritorno a scuola, sono molto felice. L'astuccio ve lo farò vedere dopo, intanto provate a indovinare se l'ho preso azzurro o rosa. Vi faccio vedere prima i quaderni, che trovo bellissimi. Allora, metto davanti questo qui che è il mio preferito. Allora, sono praticamente tutti quanti a quadretti, a parte questo che è una copia di quest'altro che è a righe. Però grazie mamma che mi hai presi a quadretti, perché io li preferisco 100.000 volte, li trovo molto più utili. Anche se devo scegliere tra righe e quadretti, ovviamente scelgo i quadretti. Però preferirei non avere nulla. Cioè, ci insegnano sin dall'elementare ad utilizzare i quadretti, ma io preferirei non avere nulla perché è molto più comodo. Ma vabbè, questo non vi interessa. Allora, prima di tutto cominciamo con questo qui, con le faccine di Chiara Ferragni, che trovo sia il più carino, a quadretti. Poi, questo qui glitterato, che lo metto al secondo posto, perché è olografico, o anche al primo, non lo so, quale preferite voi? Cioè, trovo siano entrambi bellissimi, anche questo qui a quadretti, e poi questi due uguali però con colore switchato, rosa e azzurro, e anche questi sono bellissimi. Poi la cosa che mi piace molto è che sono in rilievo, voi potete toccare le testine di Chiara Ferragni, la scritta, il nome, l'occhio, tutto quanto in rilievo, e mi piace tantissimo. Ma passiamo al pezzo forte, taratata, l'astuccio è bellissimo. Ho preso quello azzurro, erano andati a ruba, non ce n'erano più, ma sono contenta di aver trovato quello azzurro perché era quello che trovo più carino. Forse quello che si vede di meno, più iconico, forse rosa e azzurro, non lo so. Io preferisco azzurro perché è in tono con l'occhio. Fatemi sapere voi se preferite quello rosa o quello azzurro. Comunque lo trovo bellissimo, è il primo astuccio rigido che mi prendo ed è veramente molto elegante. Lo metterò sulla mia scrivania a casa oppure nelle aule, sperando di avere dei banchi abbastanza grandi, perché i banchi dell'università sono grandi quanto la mia testa. Cioè, la mia testa è grande, però rispetto a un banco è piccolo, ok? E andiamo a vedere che cosa c'è qua dentro. Allora, non è detto che questo astuccio rimarrà così bello fino alla fine dell'anno, mi ritroverò probabilmente con una penna, però per motivarmi a studiare di più ho cominciato a mettere delle cosine carine dentro, come per esempio questa pennina a forma di ranocchia, carinissima, e identica a questa pennina a forma di volpe. Non saprei scegliere quale delle due è più carina. Qual è secondo voi? Forse la ranocchia, non lo so. Questa gomma a forma di cricetino. Poi c'è lo zoo qua dentro, perché ho un temperino a forma di coniglietto, e il che è molto bello perché io finisco sempre per non avere temperini. Poi ho, aspettate, qui ci va un attimo di costruzione, due matite carinissime con sopra delle gommine a forma di
unicorni. Per cosa le userò le matite? Per la scuola sostanzialmente a nulla. Però quando mi annoierò, oddio, è caduta la criniera dell'unicorno, rip. Però sicuramente quando mi annoierò so già che mi metterò a scarabocchiare, disegnare, fare cose. Mia sorella che chiude la porta, la sbatte, fa rumore nel video. Ciao Vale. Andiamo avanti. Allora, qua dentro mi sono messa solo un evidenziatore che avete già visto in qualche video precedente, molto carino, verde. Poi me ne sono messi altri. Ma continuiamo. Ho preso un altro mega temperino a forma di chihuahua cicciottello. Che cavolo è sta cosa? Una sorta di chihuahua criceto, non riesco a capire cosa sia. Qui oggi entrano tutti quanti in camera, appena è entrata Amy. Ciao Amy, cosa vuoi qua? E poi per finire due gommine a forma di unicorno e arcobaleno. Allora, di evidenziatori non ne ho presi un paio nuovo perché ne ho tantissimi in casa, solo che io e Valentina finiamo sempre per rubarceli, quindi sono andata a cercarli un po' per la casa e ne ho trovati due rosa, due verde acqua e uno rosso. Quello rosso so già che non lo uso perché scrive troppo scuro e poi non ci vedo niente. I miei preferiti onestamente sono quelli color pastello, che sennò se ci metti un colore troppo scuro, tipo il verde scuro, poi non si legge più la scritta. E ecco perché a volte andavo male di storia, perché evidenziavo le parti e poi quelle parti non riuscivo più a leggerle. Le date? Mai viste. Vedevo solo del verde scuro. Andando avanti ho altri quadernini. Mi sono presa questo qui, che non so se userò spesso perché io odio il quadernone ad anelli. Già questo qui perlomeno è leggero, ma quando andavo alle medie dovevo prendere quelli grossi così che pesavano tantissimo, occupavano un sacco di spazio, li odiavo. Però ho voluto prenderlo e quindi mi sono anche comprati i separatori. Questi qui molto carini, non li ho ancora aperti. E vabbè, semplicemente qua ci mettete il nome della materia, ma non so se mi saranno utili perché le mie materie sono talmente tanto massicce, cioè farò tante pagine di appunti, che non mi basta un quaderno per tante materie, dovrò utilizzare un solo quaderno per un sacco di materie. Cioè negli anni precedenti, non lo so, una materia mi occupava tre altri quaderni. Wow, sì. Ed è per questo che abbiamo qui con noi altri quadernoni. Quindi abbiamo uno azzurro che in realtà ho già utilizzato per l'esame di statistica che ho dato a settembre, quindi questo non ci serve più. Oh! Però ne ho comprati altri simili. E poi qua ho tanti piccoli quadernini e c'è una cosa divertente, ovvero che io adoro prendere quegli appunti, tipo lista di cose da fare, lista di desideri, solo che ne inizio una nuova ogni anno. Infatti qui abbiamo a metà un sacco di liste dei desideri che andremo ad aprire insieme. Qui nel quaderno azzurro no, ci sono altri appunti. Mi sta entrando Amy nello zaino. Qua, questo qui rosa, carino azzurro, non c'è scritto ancora nulla, quindi sarà il mio prossimo quadernino di cose da fare. Qui invece con i fenicotteri, mi ricordo che l'ho preso un po' di anni fa. No, raga, qui c'è mia sorella che mi ha insegnato a manifestare. Praticamente dovevo passare un esame, l'esame di sistemi di produzione, e mia sorella mi ha insegnato a manifestare. Ho scritto 3 volte il mio nome e cognome, 6 volte sono grata di aver passato sistemi di produzione e poi 9 volte il giorno in cui sarebbe successo. Ho passato l'esame? Sì. Quindi ha funzionato. Questo quaderno invece l'ho comprato a Barcellona, me lo ricordo perché c'è scritto Nacida para ser yo misma. Qualcuno che sa lo spagnolo mi dica cosa vuol dire, mi piaceva troppo. E vediamo sopra cosa c'ho scritto. Ci ho fatto dei disegnini. Questo è avvenuto quando avevo deciso di ricominciare a disegnare manga seguendo un quaderno, un libro, che ti faceva vedere le varie proporzioni. Quindi qui vedete una serie di disegni che vanno ad ingrandirsi, tipo dal modellino chibi fino alla ragazza anime, perché volevo imparare le varie proporzioni per vari tipi di stili diversi. L'ultimo rimanente è questo qua, dove c'è scritto le sirene non fanno i compiti. Infatti non c'ho scritto niente perché sono una sirena. Tra altri oggetti utili ho questa borraccia a forma di ciambella, è molto utile, no perché ci sta pochissima acqua quindi probabilmente la cambierò, però ve la volevo far vedere perché è troppo carina. E poi qua ho un porta mascherine, non dovrebbe essere un porta mascherine ma io ho deciso che è il mio porta mascherine ed è molto tenero. Qui vediamo oggi cosa ci ho messo dentro, abbiamo una mascherina blu e bianca con dei fiorellini, sembra tipo una tazzina, una mascherina a forma di orsacchiotto, bella! E una mascherina a righe azzurre e bianche. Quest'estate mi sono comprato un sacco di vestiti azzurri, quindi sono piena di mascherine azzurre. Poi abbiamo ancora una pinzetta per i capelli. Queste sono sempre utili. Rubata Valentina, non glielo dite. Ah, e potete rimanere molto più freschi così. Sì, molto meglio.
E poi ancora igienizzante per le mani, che non fa mai male, perché non è detto che a scuola ce ne sia. E poi un profumino, perché io puzzo sempre. Oddio, l'ho spruzzato dalla parte sbagliata. Continuiamo con le cose un po' più carine che probabilmente utilizzerò soltanto a casa, anzi sicuramente. Magari per lo svago ho ritrovato, un attimo, ho ritrovato questa tavolozza di acquerelli, si dice così? Vabbè, ho ritrovato degli acquerelli e io adoro dipingere. Li ho ripresi perché è da tanto tempo che non disegno, che non faccio più fumetti e voglio ricominciare quest'anno perché mi è sempre piaciuto tantissimo. Io sapete che ho la passione per il disegno e infatti non è l'unica cosa che ho preso. Qui ho di nuovo rubato a mia sorella un sacco di pennarelli che disegnano benissimo. Questo è il sogno di tutti i disegnatori. Avevo anche i miei pennarelli di questo genere, però li ho già scaricati, cioè già, li ho presi un sacco di anni fa, sto ricominciando adesso, quindi ci sta. E poi ancora qua ho delle matitine che non sono professionali, però a me piacciono, non ho bisogno di matite per forza che devono essere 2H, 4K, eccetera. A me va bene un HB e ci riesco a disegnare, modestamente. Comprate da Tiger. E niente, mi piacevano molto perché sono molto colorate, rappresentano signori, gatti, signore, cose, tutto e di più, sembra tipo un circo, sì. Concludiamo con cose di bellezza che non mi porterò assolutamente a scuola, tranne una che sto per farvi vedere, però quando studio mi piace sempre farmi una sorta di skin care perché mi annoio, magari sto guardando la video lezione e voglio fare qualcos'altro. Qui mi sono presa questo pack bellissimo a forma di labbra, che tra l'altro ho appena notato che assomigliano molto alle mie labbra. E niente, dentro c'è una sorta di maschera per le labbra che serve ad ammorbidirle. E io ho le labbra spesso secche, disidratate. Non so perché, onestamente, metto un sacco di crema, bevo tantissimo. Però sarà la genetica. Le metto così. Le tenete per 10 minuti e le labbra si ammorbidiscono. Posso dire che è vero, funziona. Io le metto ogni giorno e le mie labbra effettivamente sono un po' più soffici. Bisogna sempre fare attenzione, mettere un sacco di creme, dopo un po' si seccano comunque. Però ho notato degli enormi miglioramenti e sono più che contenta. E concludiamo con le cose strane senza senso che io adoro. Le cose per i massaggi facciali. Allora, questo è un Jade Roll. Oh, bellissimo, è ghiacciato. Preso da Amazon. Bisogna utilizzarlo così per levigare la faccia. O è un Gua Sha. Spero di averlo detto giusto. Si fa così sul viso, si massaggia e dovrebbe alzarvi i lineamenti. Io lo faccio sempre quando guardo le video lezioni, mi annoio, faccio ah, bello. Per tenerli freddi li metto in frigo, mi piacciono tantissimo. Servono qualcosa? Non lo so, ho iniziato a farlo da un mese, ve lo dirò tra un anno se ci saranno miglioramenti, me lo direte voi, però mi piacciono tantissimo. Ragazzi, queste erano le cose che c'erano nel mio zaino. Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa vi state portando voi in questi giorni a scuola e che classe state frequentando. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!